e decide di parlarti con il cuore in mano. Imprevisti. Fa il chirurgo. Probabilità. Dridron, hanno appena suonato il campanello della trasmissione porta a porta. Imprevisti. Non aprire Bruno Vespa, è un testimone di Geova. Probabilità. La crisi e troppi debiti ti hanno reso povero, molto povero. Talmente povero che i piccioni non ti cagano neanche più in testa. Imprevisti. Ti lanciano i pezzi di pane. Mi spiace perché proprio due giurati hanno interrotto la tua esibizione. Adesso vorrei capire se il terzo giurato, che non ha cliccato il pulsante, è d'accordo con gli altri due. Non ho schiacciato solo per un fatto di tempo. Giudizio del nostro l'avrei Diego. Fatto anche io. No, lei non gli funziona, gli ho detto dove schiacciare, ma non ha voluto fare. Sicuramente il vestito da mimo, per quello che è la mia... cioè, no, non ti ha aiutato. Paolo? Ti posso chiedere, io non credo che tu faccia il comico. No, sono un metro di sala in un ristorante di Milano. Ci siamo anche visti. Un ristorante che io frequento. Ha lasciato la mancia? No, era invitato ad una festa. Ah, pure a scrocco. No, sempre solito. Ruffini sempre il solito. Fiato doc. Fiato no, non credo, no. Non credo era fiato doc. Ci siamo anche visti, guarda, io non credo allora di demolirti una passione. Sicuramente sarai ottimo nel tuo mestiere. Questo capisco, coltiva sta passione, però insomma, dopo un minuto e qualcosa di probabilità impreviste si faceva un po' fatica. Sì. Allora, vediamo se anche Francesco ha un giudizio negativo nei tuoi confronti e ti manda in prigione senza passare dal via. Dal via. Vediamo un po'. La problematica è che sei arrivato subito col turbo, con la manita muscaria in testa. C'è lanciato un dado addosso. Andato a Daus. A quel punto dovevi spaccare tutto. Ho capito. E invece tutto. No. Come dicono gli americani, too much. Paolo, sì o no? No. Diego? No. Selvaggia? No. Mi spiace. Grazie. Veniamo al ristorante. Veniamo al ristorante, sei meraviglioso. Me lo riprendo. Arrivederci. Ciao Roby. Arrivederci. Inizialmente è un pezzo che nasce come schiaffo, posso immaginare che fatto diverse volte di fila possa diventare noioso.